Eccoci ancora in diretta sulle fonti TV, soprattutto in diretta con il nostro Le Fonti Instant Focus, l'evento, momento di condivisione totale perché oltre che sul nostro canale principale siamo live sulle nostre piattaforme, quindi su tutti i nostri social e anche sulla nostra pagina di YouTube per dare modo a tutti voi di seguirci ancora più in modo corale per intervenire maggiormente approfittando anche delle live chat. Dopo le elezioni della settimana scorsa si è aperto un grosso dibattito su quelle che sono le priorità per il nostro paese, le priorità da affrontare. È innegabile pensare che il panorama insomma, futuro e la fotografia futura del nostro paese sia assolutamente ancora caratterizzata da tinte fosche, così come lo è in generale l'economia globale, a causa di una inflazione, perché questa è la parola chiave del momento, che anche in Italia è aumentata, siamo praticamente al 9%, 8,9%, con tutto ciò che ne consegue. Prezzi alti, potere d'acquisto abbattuto. Si è parlato in questi giorni del fatto che probabilmente riacquisiremo un po' tutto il nostro potere d'acquisto, quello di prima, solo nel 2024. Insomma, perché faccio tutta questa lunga premessa? Lo sappiamo, sappiamo le problematiche che ci sono, ma vogliamo cercare di capire cosa bisogna fare immediatamente, visto che c'è stato in Italia anche un cambio di governo che ancora non ha preso forma, ma insomma prossimamente avremo, speriamo, prima possibile, un nuovo esecutivo che si occuperà dei dossier più importanti. Allora, stiamo dando voce, stiamo ascoltando le principali firme del giornalismo italiano. È un piacere salutare Ferruccio De Bortoli, editorialista, direttore. Grazie per essere nuovamente con noi anche per questo appuntamento. Grazie, grazie a lei, grazie dell'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori. Ho fatto già una premessa molto lunga, premessa che contiene insomma le preoccupazioni del momento, direttore. Allora, intanto le chiedo che idea si è fatto di queste elezioni 2022, anche magari considerando il forte astensionismo che le ha caratterizzate. Ma sono elezioni che dopo tanto tempo, dopo il 2008 sostanzialmente, danno un risultato certo. Questo dice grande responsabilità alla coalizione vincitrice, che ha un vantaggio rilevante alla Camera, uno un po' meno rilevante al Senato, ma che ha su di sé non solo la responsabilità di governo, ma anche la possibilità di poter dar vita ad un esecutivo di legislatura. Da questo punto di vista c'è una svolta a destra, che è centro-destra, molto netta. L'articolo 1 della Costituzione, che viene spesso citato in questi giorni, dice che la sovranità appartiene al popolo che si è espresso, però si omette di dire che la esercita questa sovranità nei limiti e nelle forme previste dalla Costituzione. Questo per dire che in campagna elettorale si è parlato molto delle cose che si vorrebbe fare e assai poco di quelle che non si possono fare. E adesso il capo esecutivo sarà soprattutto alle prese con le cose che non potrà fare. Ecco, questa ultima frase ci riporta proprio poi all'urgenza, no? Di determinate questioni che è evidente torneranno in tutta la loro prepotenza. In questa fase, appunto, la campagna elettorale è una cosa e poi l'azione è un'altra. Ovviamente, ecco, se vogliamo parlare dei dossier più importanti, questione su cui è tornata anche Giorgia Meloni, non solo, anche il ministro Cingolani, quello dell'energia, insomma, bisogna trovare subito delle soluzioni da portare poi al Consiglio europeo, perché è una situazione che riguarda tutta l'Europa. Ce la faremo come tempistica, secondo lei, direttore? Ma dalle parole del ministro Cingolani si desume che il prezzo del gas, come tetto stabilito, il famoso cap, il cap può essere un obiettivo raggiungibile, anche perché stanno cambiando alcune posizioni in Europa, soprattutto più che il tetto, il disaccoppiamento dei prezzi dell'energia elettrica prodotti soprattutto con fonti rinnovabili da quelli del gas naturale. E da questo punto di vista, ovviamente, se si riuscisse a trovare un accordo europeo, adesso noi abbiamo avuto un aumento, per esempio, del 59% del costo dell'elettricità, ma è
possibile, è persino probabile che nel prossimo trimestre, cioè all'inizio del 2023, questi prezzi possano essere leggermente inferiori. Insomma, se cominciasse una sorta di declino delle quotazioni, probabilmente riusciremmo a sostenere la nostra economia, che già si avvicina alla recessione, all'inizio del 2023. Questo è il quadro. Ovviamente ci dobbiamo preparare ad affrontare un inverno di difficoltà. Da questo punto di vista voglio sottolineare soltanto un aspetto. È chiaro che bisognerà aiutare le famiglie e le imprese più colpite, ma non bisogna sottovalutare la capacità di risparmio degli italiani, che per esempio negli 70, con le due crisi petrolifere, fu straordinariamente maggiore di ogni previsione. Anzi, da allora diventammo addirittura una piccola potenza in termini di efficienza energetica. Io mi auguro che succeda anche questa volta la cosa là. La parolina chiave che lei ha citato, risparmio, però allora io ho davanti a me, l'ho anticipato anche poco fa, due notizie che sinceramente non mi hanno lasciata molto stupita, cioè da una parte l'inflazione che corre, gli stipendi no, le buste paga che sono sempre più povere, nel 2022 abbiamo perso almeno il 5,3%, ovviamente questo è quanto viene sottolineato in un approfondimento della nota di aggiornamento al DEF approvata proprio questa settimana dal Consiglio dei Ministri, e si parla di un potere d'acquisto che potrà un po' risollevarsi, perché questo ovviamente va a parare lì, no? Solo nel 2024, cioè siamo nel 2022, a ottobre dobbiamo incrociare le dita e sperare che tra un anno e mezzo noi potremmo davvero cominciare a ad acquistare con maggiore leggerezza. In tutto questo, perché ho voluto sottolineare questa notizia, come si fa a risparmiare? Perché è vero, gli italiani, si dice sempre, no? Siamo un popolo di risparmiatori, però insomma in questa situazione si capisce bene che prima bisogna pensare alle spese di prima necessità, al risparmio, chissà, un bel punto di domanda. La propensione al risparmio degli italiani, nonostante le crisi degli ultimi anni, è rimasta su livelli elevati, anche se in discesa e maggiore rispetto alla media europea. Però io volevo risponderle togliendo un'illusione, che è quella che si possa recuperare il danno procurato sugli stipendi e sui salari e sul risparmio dall'inflazione. L'inflazione, che è una tassa iniqua e regressiva, nel senso che colpisce chi ha meno, colpisce di più chi ha meno, probabilmente quel danno lì non è più recuperabile. È vero che potremmo forse, come lei ha giustamente sottolineato, recuperare la stabilità del potere d'acquisto nel 2024, nel momento in cui l'inflazione tornerà sotto controllo, se tornerà sotto controllo, ovviamente. È chiaro che la perdita che abbiamo accumulato in questo periodo non sarà recuperata, e penso che sia veramente dannoso, illusorio e persino ingannevole dire agli italiani che la faremo recuperare. Non è così. Purtroppo c'è chi si è indebolito e c'è chi si è indebolito molto di più della media, e ovviamente vanno aiutate persone in difficoltà, e questo probabilmente sarà uno dei primi provvedimenti del governo Meloni, può godere di un buon andamento della finanza pubblica ereditato dal governo Draghi. Ma l'inflazione, il danno dell'inflazione, una volta prodotto, non è più. Eh sì, soprattutto con questa entità, peraltro. Lei giustamente l'ha definita una tassa iniqua, è la cosiddetta tassa dei poveri, purtroppo, perché va a colpire le classi sociali più povere. E io, guardi, farò ancora più la puntigliosa, seguendo quello che lei ha detto. Lei giustamente ha ripreso il tema della propensione del risparmio, l'abbiamo già detto. È vero che gli italiani continuano a risparmiare, però sa, c'è risparmio e risparmio, lei lo sa meglio di me, ovviamente non devo insegnare nulla, però risparmiare in modo positivo significa comunque in periodi di floridità economica riuscire a far fronte alle spese di tutti i giorni e mettere da parte qualcosa che ci serve per le emergenze. In questo caso si risparmia perché non si possono spendere soldi, è un concetto che si
avvinghia un po', però è questo, cioè io tendo a mettere da parte, non consumo, ovviamente l'economia viene rallentata, è un po' il tema del momento, non solo inflazione, ma insomma stagflazione, rallentamento, si rischia di andare in stagnazione, non parliamo poi dell'ipotesi di recessione di cui si parla soprattutto per l'Europa. Ecco, questo è un po' il meccanismo, no, che fa paura in questo momento, direttore. Il meccanismo è questo, è chiaro che se diminuisce la propensione al consumo delle famiglie, ovviamente diminuisce la cosiddetta domanda aggregata e questo ovviamente magari cura l'inflazione, nel senso che può spezzare qualche punta di aumento dei prezzi, però produce un danno complessivo all'economia, nel senso che il tasso di crescita dell'economia tende a indebolirsi e tende a diminuire, questo è ovvio. Tra l'altro questo è lo stesso dilemma che hanno le banche centrali, perché le banche centrali da una parte lo sta facendo molto di più la Fed americana di quanto non lo faccia la Banca Centrale Europea, cioè sono di fronte al dilemma se io posso e devo alzare di più i tassi di interesse, cioè il costo del denaro, ma non devo correre il rischio come accade per esempio negli anni 70 che per combattere l'inflazione io non faccio che accelerare la recessione del paese. E questo diciamo che è un dilemma grande per le banche centrali ed è un dilemma piccolo, ma ugualmente angoscioso e grande per le famiglie e per le imprese, insomma, immagino che alcune imprese in difficoltà taglino degli investimenti. Certo. Taglino degli investimenti e ovviamente non creano più occupazione, quindi non creano più reddito, quindi non creano più una crescita complessiva dell'economia. La stagflazione degli anni 70 era esattamente questa, insomma, cioè il combinato disposto tra una crescita dei prezzi e un rallentamento dell'economia. Assolutamente sì. Gli strumenti per combattere questo fenomeno sono strumenti che possono essere efficaci in una direzione e dannosi nell'altra. Infatti, il difficile equilibrio appunto che devono trovare le banche centrali in questo momento e non solo, perché poi insomma bisogna agire di concerto anche con le istituzioni e i governi dei singoli stati. Questo è un po' il tema. Le faccio prima di salutarla, direttore, una domanda più politica, anche se insomma non è propriamente politica, ma è un tema che è entrato nel dibattito politico, soprattutto in campagna elettorale, non solo, anche adesso. E le propongo questo titolo che lei vedrà tra poco. A chi parla di fascismo con il nuovo governo guidato dal centrodestra, ma fondamentalmente dalla forza politica di Giorgia Meloni, appunto di Fratelli d'Italia, lei cosa si sente di rispondere? Io credo che il nostro paese non corra alcun rischio di un ritorno del fascismo. Corre casomai il rischio di una svolta sovranista e di un allontanamento dal cuore dell'Europa, che non avrebbe soltanto un effetto politico, ma anche delle conseguenze reali dal punto di vista economico. Penso comunque che un governo guidato da Giorgia Meloni qualche conto con la storia, specialmente nel momento in cui Giorgia Meloni sarà Presidente del Consiglio, in qualche occasione, che ci sarà nel calendario degli avvenimenti, ecco, qualche conto con la storia, qualche ammissione più sincera degli errori, in verità, e ovviamente tenendo conto che la nostra è una Costituzione fondata sull'antifascismo, quindi questo non lo possiamo dimenticare, penso che qualche conto con la storia lo dovrà fare. E sono anche convinto che lo saprà fare tenendo conto della nuova responsabilità che graverà sulle sue spalle. Il fatto di, insomma, che avremo la prima donna premier ci posizionerà tra i paesi, glielo chiedo con un sorriso perché non basta questo ovviamente, lo penso per prima da donna, insomma, però la domanda era questa, ci posizionerà tra i paesi più virtuosi? Ma sì, per certi versi sì, naturalmente questo non è un problema solo di ruolo femminile, ma anche di difesa dei diritti della donna, ovviamente. Dobbiamo constatare che in Italia il ruolo femminile è stato
promosso a volte di più da destra, magari si è meno preoccupata di difendere i diritti delle donne. Ma penso che comunque da questo punto di vista sia un traguardo un quale, dal punto di vista soprattutto dell'affermazione della parità di genere, tutti potrebbero essere d'accordo, e anche considerazione sul fatto che il nostro paese ha per la prima volta, come tanti paesi hanno in giro per il mondo, soprattutto paesi democratici, di grande democrazia, hanno un premio. Allora, io ringrazio Ferruccio De Bortoli, come sempre, per la disponibilità, per essere stato con noi. Direttore, ci sentiamo presto, magari per fare un primo bilancio del nuovo governo, quando si insedierà e quando avremo, insomma, più elementi a disposizione. Le auguro una buona giornata, presto, sulle fonti TV. Grazie, grazie a Ferruccio De Bortoli.